Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto, in pieno centro, nel cuore della città. Siamo infatti in via Roma, proprio sotto la Villa Peripato, quindi nel cuore pulsante della città. Bene, vi vogliamo mostrare lo stato di indecenza, di decozione assoluta, di vergogna, dello stato vergognoso in cui versano i bagni pubblici. Io mi domando se una città che vuole dirsi turistica, che vuole fare turismo, possa accogliere i propri cittadini e i visitatori, i turisti, presentando dei bagni a dir poco fatiscenti, con infiltrazioni di acqua, con delle travi in buona sostanza che puntellano l'area, che puntellano il sito dove sono allocati i bagni, con infiltrazioni d'acqua, con umidità, di tutto di più. È una situazione che si è stratificata, che si ripete, che si protrae negli anni da decenni e decenni. Non c'è stato alcun tipo di intervento. Beh, questa la dice lunga sul modo di amministrare la città di Taranto. Noi non chiediamo dei bagni che siano i bagni di un hotel a 5 stelle, ma un minimo di decenza, un minimo di decoro, un qualcosa per non fare scappare i nostri turisti. Questa è la triste realtà in cui si trova la nostra città. È inutile poi, signor sindaco, signori assessori, che vi sciacquate la bocca e parlate di turismo. Il vostro fallimento, il fallimento della vostra condotta amministrativa, si vede da questi bagni. È una vergogna. Neanche in Albania si assiste ad uno scempio del genere. Vergogna.